conclusione di questa sessione mattutina, ma per questo momento di chiusura abbiamo il piacere di invitare sul palco il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. Grazie, è impegnativo intervenire alla quarta ora di discussione. Leggo negli occhi di molti dei convenuti la domanda quanto parlerà. Un'ora e tre quarti. No, 5 minuti non di più. Per non abusare della vostra pazienza, però sono venuto non come il protocollo del mio ministero aveva ipotizzato 10 minuti prima dell'intervento, ma già inizio mattinata per ascoltare, per capire, per studiare, perché mi sono scelto 3 ministeri in uno: opere pubbliche, infrastrutture, trasporti, casa. Ho lavorato anche questa mattina in diretto collegamento con i tecnici del MIT, ci sono tecnici eccezionali, perché entro Sant'Ambrogio, per quello che riguarda noi milanesi, entro il ponte dell'Immacolata, per quanto riguarda il resto del paese, dovrò portare il nuovo codice degli appalti all'attenzione del Consiglio dei Ministri, e la metà dei temi di cui abbiamo parlato e ascoltato questa mattina da lì passa. Se non si tagliano procedure e burocrazia non si va da nessuna parte. La bozza che abbiamo ereditato dal Consiglio di Stato consta di 230 articoli, è un tomo che abbiamo mandato all'attenzione di enti, associazioni, imprese, sindacati. Entro venerdì scorso sono arrivati più di 60 contributi di modifica, li leggeremo tutti, perché dal mio punto di vista il Ministero deve essere una porta aperta a chi fa e produce in questo Paese. L'indicazione che ho dato agli uffici è di portare in Consiglio dei Ministri la metà della bozza del testo che ci è stata consegnata, con delle semplificazioni, delle innovazioni. Penso anche a riprendere la legge obiettivo grazie alla quale si sono fatte tante opere pubbliche, che prevede ad esempio il superamento del dissenso in sede di Consiglio dei Ministri. Ne parlo perché ho letto con curiosità e sconcerto, come avrete fatto voi, il fatto che il TAR pugliese ha bloccato il nodo ferroviario di Bari, l'alta velocità di Bari. È un'operetta da 400 milioni di euro su un ricorso di alcune associazioni ambientaliste, perché sul percorso ci sono mandorli e carrubi. Io adoro i mandorli e i carrubi, però se ad ogni iniziativa di sviluppo del territorio dobbiamo passare attraverso questi percorsi, io temo che l'Italia fra 20 anni starà ancora parlando di quello che deve fare. Quindi un codice degli appalti moderno, veloce, semplice. Mi aspetto la critica ideologica e pregiudiziale di qualcuno che dice che procedure troppo snelle aiutano i furbi e i corruttori. Io penso che sia vero l'esatto contrario. Sono le procedure troppo lunghe che aiutano i furbi, i corrotti e i corruttori. Se le procedure sono semplici e veloci è più difficile che intervenga il malaffare. Opere commissariate. Io sono arrivato al Ministero 36 giorni fa e mi sembrano passati 3 anni, invece è passato poco più di un mese. Ho chiesto il dossier perché al Ministero ci sono 117 opere commissariate da nord a sud, con 42 commissari straordinari. Già questo mi dice che se la normativa vigente ha bisogno di 42 commissari straordinari per 117 opere commissariate, vuol dire che la normativa vigente ha qualcosa che non funziona. Quindi in questo codice degli appalti lavoreremo sull'appalto integrato, sull'innalzamento delle soglie, sul maggior potere di intervento e di decisione dei sindaci, che qualcuno vorrebbe arrestare. Io vorrei invece proteggere e liberare i sindaci dalla burocrazia, perché è sulle spalle dei sindaci che viaggia la maggior parte dello sviluppo del Paese. Lo dico perché ho bevuto il caffè prima dietro il palco con il sindaco di Vigevano, il presidente della provincia di Pavia. C'è una Vigevano Malpensa e un ponte a Vigevano che aspettano da qualche decennio di vedere la luce. Messaggiando prima col commissario straordinario di ANAS di questa opera, siamo arrivati quasi alla convocazione della conferenza dei servizi, e quindi diciamo che
i motori della macchina sono riavviati dopo solo 20 anni. Dico dopo solo 20 anni, qua Attilio, che io ringrazio, parla di Lombardia 2030, quindi che cosa succederà da qua ai prossimi 8 anni. Alcune di queste 117 opere commissariate, esco dai confini lombardi e arrivo all'estremo sud, penso alla Sicilia, siamo riusciti ad appaltare 82 milioni di euro settimana scorsa per un'opera, per una diga. Ettore Prandini, l'amico Ettore, parlava della necessità di raccogliere l'acqua per poi distribuirla alle imprese agricole. La diga di Pietrarossa comincia le sue lavorazioni nel cuore della Sicilia e della Piana Catanese nel lontano 1983 e siamo riusciti ad appaltare 82 milioni di opere settimana scorsa, quindi spero che Lombardia 2030 sia un auspicio per tutta Italia. Riflessione, visto che andrò a Bruxelles settimana prossima per il Consiglio europeo dei ministri dei trasporti, ce lo diciamo sottovoce da ministro agli amministratori e agli operatori: pensare di ultimare le opere, rendicontare tutte le opere previste dal PNRR entro il 2026 è puro esercizio di fantasia, perché siamo a fine 2022, quindi rimodulare modi, tempi e costi penso che sia un'operazione di serietà, altrimenti avremo tanti bei progetti sulla carta, e penso ai miliardi investiti sulla carta in idrogeno, senza poter intervenire domani mattina. Quindi c'è il treno a idrogeno in Valle Camonica e di questo sono ben contento e orgoglioso, però dobbiamo riportare i piedi ben piantati per terra superando i signori del no. Ce lo diciamo, io settimana scorsa ero a Venezia, nella sala operativa del MOSE. Quanti no al MOSE negli anni? Se settimana scorsa per 4 giorni le barriere salvifiche del MOSE non si fossero azionate, avremmo avuto Venezia sommersa dalla più alta marea che gli ultimi 100 anni ricordino. Quindi io spero che questa mattina si ritrovino i volontari del sì, gente che fonda il futuro dell'Italia e della Lombardia sul sì, perché se diamo retta solo ai signori del no, non si può, non si deve, costa troppo, non andiamo da nessuna parte. Per quello che riguarda l'ideologia, mi ha anticipato Ettore, mi fa piacere che arrivi da Coldiretti, dalle associazioni dei produttori agricoli, il fatto che servono energie di tutti i tipi, quindi le rinnovabili sicuramente, le biomasse sicuramente, ma anche il nucleare. In prospettiva mi si dice però ci si mette tanto, innanzitutto se mai si comincia mai si arriva. Poi gli ultimi esemplari di modulare nucleare di ultima generazione prevedono 7 anni di lavorazione, quindi siamo nel 2022, nel 2030 se la Lombardia volesse essere capofila avremmo la prima produzione energetica di questo tipo, e lo dico appunto apprestandomi ad andare a Bruxelles settimana prossima, però avrò i dossier del tunnel di base del Brennero, dell'alta velocità che rifinanziamo in questa manovra di bilancio, altre infrastrutture da nord a sud per unire e velocizzare il paese, però spero che anche a Bruxelles ci sia meno ideologia. Ho sentito gli interventi nel corso della mattinata. Non si possono abbinare normative incompatibili l'una con l'altra ai limiti della schizofrenia. La Commissione europea non può imporre alla filiera dell'automotive, ad esempio, la produzione di diesel Euro 7 entro luglio 2025, quando già ti dice che dal 2035 i diesel saranno fuori mercato e fuori legge. Il Fit for 55, così come impostato, è un suicidio collettivo scelto dall'Europa, che porterebbe alla chiusura di migliaia di aziende e alla perdita di decine di migliaia di posti di lavoro, e nulla avrebbe a che fare con la sostenibilità ambientale. La transizione ecologica si chiama transizione perché prevede un periodo di accompagnamento, altrimenti, sentivo l'amico Descalzi intervenire, ci legheremmo mani e piedi alla potenza cinese, questo è, perché la prima produttrice di batterie elettriche oggi è la potenza cinese, le terre rare, il litio, il nickel sono distribuite fra Africa, Russia e Cina, quindi se vogliamo legarci mani e piedi a qualcun altro dobbiamo
proseguire su questo tema. Dico Africa perché dobbiamo avere ben presente anche le dimensioni numeriche della sfida che ci aspetta. Italia 2030, secondo i dati Istat, saremo circa 57 milioni. Nigeria 2030, dati Istat, 250 milioni. Quindi parliamo di 57 versus, non versus, non è una competizione tipo mondiali di calcio, però ovviamente anche le dimensioni numeriche fanno la differenza. Italia 2050, in prospettiva, noi passeremo da 57 milioni a 54 milioni di abitanti, proseguendo il trend di declino. L'intera Europa perderà 30 milioni di abitanti. Nello stesso 2050 la Nigeria, che al 2030 dovrebbe avere 248 milioni di popolazione, supera i 400. Per intenderci, nel 2050, se non invertiamo il trend, un bimbo su 13 nato al mondo nasce in Nigeria e un cittadino residente al mondo è cittadino africano, con un'età media ovviamente altro che quota 41. Lì bisognerà evidentemente nel 2050 arrivare a ben altro genere di quote. Io penso che niente sia ineluttabile. In una manovra di bilancio difficile come la prima di questo governo, dei segni, non le soluzioni ai problemi nel mondo, ma dei segni di inversione di tendenza, e lo dico da Vicepresidente del Consiglio, con orgoglio li abbiamo inseriti, l'aumento del 50% per l'assegno unico delle famiglie che hanno un figlio fino a un anno di età e l'aumento del 50% dell'assegno unico fino al terzo anno di età per le famiglie che hanno almeno tre figli, sono un simbolo del fatto che vogliamo investire sulla famiglia, sul futuro, altrimenti io pianifico infrastrutture che vedranno la luce fra 5, 10, 15 anni, su cui viaggeranno, lavoreranno e studieranno altri. Io siamo qua a pochi metri dall'Università della Bicocca, ecco, io vorrei che nel 2030 e soprattutto nel 2050 le università lombarde e italiane fossero attrattive per ragazzi da tutto il mondo, ma fossero formative anche per i figli della nostra terra. Io sto lavorando al Ministero delle Infrastrutture perché fino ad oggi gli ingegneri italiani migliori al mondo vanno all'estero per trovare le opportunità. Ringrazio Igor De Biasio perché in Mind c'è l'inizio del riavvio del nastro, ossia l'Italia e la Lombardia che sono attrattive per i cervelli che dall'estero arrivano in Italia. Certo, bisogna anche pagarli, sti ragazzi. Il Ministero delle Infrastrutture è fra quello che paga di meno le sue professionalità e l'ultimo bando per assumere ingegneri, su questo chiedo una riflessione collettiva anche ai portatori di interessi privati, è andato deserto quasi per la metà. Il famoso posto fisso alla Zalone, è chiaro che quando offri 1.300-1.400 euro al mese per un ingegnere, o trovi il ragazzo appena uscito dall'università, oppure non sei particolarmente concorrenziale e competitivo sul mercato. Pensate che i commissari, i famosi 42 commissari per le 117 opere straordinarie, se dipendono dal Ministero delle Infrastrutture, da RFI, da FS o da ANAS, hanno come compenso alla fine dell'anno per la loro attività di commissario straordinario, sapete quanto? Zero. Zero. E se tu un commissario straordinario che deve sbloccare un'opera che attende da 40 anni una soluzione, lo paghi zero, diciamo che evidentemente non offri il massimo della motivazione. Certo, poi è un funzionario pubblico, un dirigente pubblico, quindi dovrebbe averlo dentro di sé la motivazione per andare avanti, però anche questa ipocrisia dell'uno vale uno e del non pago niente nessuno, così risparmio, ce lo diciamo, è una fesseria. Se io devo gestire milioni di euro, devo pagare una persona che mi gestisce decine di milioni di euro di appalti e poi se mi porta a casa il risultato gli do i soldi, se non me lo porta a casa non gli do una lira, però il premio di produttività a fine anno uguale per tutti, lo vedevo al consigliere comunale, arrivi a dicembre, quindi è maleducato dire che qualcuno non ha raggiunto i suoi obiettivi, chi se li pone gli obiettivi? Lui. E quindi tu devi certificare che lui ha raggiunto gli obiettivi che lui stesso si è dato. Ci diciamo che è una presa in giro e che il merito su cui qualcuno ha qualcosa da eccepire
deve tornare a essere parte fondante della nostra società, perché altrimenti c'è un livellamento al ribasso. Io ho chiesto al MIT, e chiudo, ho chiesto quando sono arrivato, noi abbiamo 20 miliardi di euro di budget per fondi europei, fondi di coesione, FSC, delle annualità 2014-2020, quindi siamo a novembre 2022. Abbiamo fatto una riunione settimana scorsa, ma il nostro ministero, perché ormai io lo sento mio, nonostante i 36 giorni dall'insediamento, di questi 20 miliardi dei fondi 2014-2020, quanti ne ha pagati? Due. Il dramma spesso e volentieri non è la mancanza di fondi, anzi, i fondi ci sono, ma mancano i progetti e manca la messa a terra. Quindi io mi auguro che la Regione Lombardia, dopo il dramma che abbiamo passato tutti negli scorsi anni, torna a essere, come già è tornata a essere, la locomotiva non d'Italia ma di Europa. L'autonomia è un processo salvifico per tutti, soprattutto per quelle regioni del centro e del sud martoriate anche in questi giorni e in queste ore dall'incuria e dalla mancanza di protezione del territorio. L'autonomia significa responsabilizzare chi governa un territorio che non può più avere alibi, perché quando qualcosa non funziona è sempre colpa di qualcun altro. Io penso che l'autonomia sia assolutamente fondamentale, ringrazio Roberto Calderoli perché in questi 36 giorni si è dannato l'anima, e ringrazio voi per aver dedicato, non all'ascolto di Matteo Salvini, ma una bellissima giornata di costruzione del futuro, queste preziose ore, perché il lunedì ha l'oro in bocca come altre giornate. Io mi fermerò ancora per qualche minuto, poi sto presidiando il terreno sia della manovra di bilancio, perché ci sono parecchi quattrini alla voce infrastrutture, sia sul tema codice degli appalti, perché entro 10 giorni dobbiamo arrivare in Consiglio dei Ministri e questi 230 articoli li voglio assolutamente tagliare con l'accetta, perché il codice dei contratti diventi un codice a favore delle imprese, non contro le imprese e la spesa pubblica produttiva. Mi sono fatto dare l'elenco a Tiglio delle opere commissariate in Regione Lombardia, c'è l'alta velocità Brescia-Verona-Padova, c'è il raddoppio della Codogno-Cremona-Mantova, c'è il raddoppio della Ponte San Pietro-Bergamo-Montello, la Gallarate-Rola, Tortona-Voghera, la velocizzazione della Milano-Genova, c'è il nuovo collegamento fra Bergamo e l'aeroporto di Orio, anche lì c'è qualcuno che e io cerco di ascoltare tutti, mi dice è giusto fare quell'opera ma non lì, non così, facciamola da un'altra parte. Io intendo la mia missione di ministro come un'operazione di ascolto, però poi onore e onere della scelta. Qualcuno si deve prendere delle responsabilità di scegliere, altrimenti fra 10 anni saremo ancora lì a cercare la progettazione alternativa. La statale 42 variante est di Edolo, la Vigevano Malpensa, l'ho detto stamattina, la stiamo seguendo per messaggio, il raccordo autostradale della Valtrompia, sono quei benedetti 6 chilometri di bretella, si è trovato anche l'acquedotto romano in Valtrompia, ci mancava effettivamente, là c'è il mandorlo a Bari, su abbiamo trovato l'acquedotto romano, io voglio salvare il mandorlo a Bari e l'acquedotto romano in Valtrompia. C'è un ponte chiuso in Sardegna, perché poi io mi sto studiando giorno e notte tutti i dossier, il ponte Diana, se non ricordo male, che è chiuso da mesi in una terra che ha fame di infrastrutture e deve essere, c'è già il progetto realizzato e finanziato, deve essere abbattuto e ricostruito in sede, perché così funziona, è tutto fermo al Ministero dell'Ambiente perché sotto il ponte, sotto il rivo d'acqua che scorre sotto il ponte, che è chiuso, va abbattuto e va ricostruito con soldi già trovati, ci sono le trote. Nei fiumi spesso ci sono le trote,
però non penso che nessun paese al mondo blocchi un ponte perché ci sono le trote. La trota è un animale spesso più intelligente dell'uomo e se si rende conto che se ti sta per crollare il ponte in testa, fa quei 200 metri che ti mettono in salvo, tu ricostruisci il ponte e poi la trota torna a fare la trota. Sono 36 giorni, ma vi do la mia parola che spenderemo fino all'ultimo centesimo di euro tutti i soldi che ho trovato e troverò al Ministero. Viva Attilio Fontana, viva la Regione Lombardia, grazie e buon lavoro a tutti voi. Grazie, grazie Matteo Salvini. Caro Roberto, siamo grazie, arrivati Alessia. Alla fine di questa sessione mattutina. Io ringrazio tutti gli ospiti che hanno partecipato questa mattina, ringrazio anche tutti coloro